È un salmo, questo, una testimonianza, un cantico, una lode di Davide, e sicuramente sarà questo messaggio di incoraggiamento, perché da queste parole si deduce la gioia di un uomo che ha superato un grande momento di difficoltà. Ora sappiamo la storia di Davide, momenti di gloria attraversò, ma anche momenti di tremende difficoltà. La posizione di Davide è una posizione beata, perché ha sperimentato la condizione prima di essere perdonato. Cosa significa vivere nel peccato, lontani da Dio? Quello che esprime Davide in questo salmo credo che sia l'esperienza di tutti i credenti, il passaggio dalla morte alla vita, da uno stato di peccato a uno stato di grazia. Il Signore non ci chiede cose che noi non possiamo fare, non ci chiede cose impossibili, ma ci chiede semplicità e sincerità di cuore. E la Bibbia ci ricorda che il Signore è pronto a perdonare tutte le nostre iniquità quando riprendiamo la nostra vera, intima, intensa comunione col Signore. Non mancherà la gioia della presenza di Dio, non mancherà la gioia di gustare la sua presenza quando ci incontriamo, la gioia di invocarlo, di pregarlo, la gioia davvero che riempie l'intero essere nostro. E sentiamo che il peccato, quello che forse un tempo ha soddisfatto la nostra carne, invece ci procura solo del male, solo delle sofferenze. Gioite voi tutti che siete retti di cuore. La parola di Dio ci ricorda che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Una nuova creatura in Cristo Gesù. Il Signore rinnova, il Signore fa ogni cosa nuova, il Signore trasforma, il Signore ricostruisce ciò che è demolito e distrutto, il Signore ci risana da tutte le infermità, anche quelle del nostro cuore. E allora questa mattina vogliamo approfittare, invocatelo mentre lo si può trovare.